sede della Sapienza e lo sabio dopo. Cito il Catechismo: il desiderio e l'opera dello Spirito Santo nel cuore della Chiesa e che noi viviamo della vita di Gesù risorto e in Lui della Santissima Trinità. In Gesù è tutto il Paradiso con la Trinità, tutta la natura con l'umanità chiamata ad essere Chiesa. Se abbiamo la vita di Gesù, abbiamo tutto. Se non abbiamo la vita di Gesù, non abbiamo niente. Ora, questa è la santità: partecipare della vita di Gesù risorto e lui alla vita trinitaria. Questa è la santità. Ora, tutti siamo chiamati alla santità. Sicuramente non tutti siamo chiamati ad essere santi dell'altare, perché dovreste essere tutti, meno io, come santo dell'altare. Voi potreste esserlo, io sicuramente no. Perché proprio sull'altare con una statua con tutte quelle canne là sotto. Allora, forse non tutti siamo chiamati ad essere santi dell'altare, ma tutti siamo chiamati ad essere santi per il paradiso. Quando lo dobbiamo essere santi per il paradiso? Dopo la morte corporale, fin da ora. Perché fin da ora Gesù rovescia il paradiso sulla terra nel segno del pane del vino e dell'Eucaristia, che è lui, il suo corpo glorioso, ci regala la sua vita e ci colloca con lui in paradiso. Abbiamo detto già altre volte che compito dell'Eucaristia non è la relazione con il nostro peccato, ma è quello di portarci con Gesù in paradiso, fin da ora. In modo tale che noi dobbiamo essere quella realtà che già siamo in paradiso. In paradiso già siamo, con le nostre persone, figli di Dio, e quindi come dobbiamo camminare con i piedi per terra, comportandoci da figli di Dio. Possiamo fare i santi in paradiso e il diavolo in terra? Perché siamo la stessa persona, non sono due persone, quella che sta in paradiso e quella che cammina con i piedi per terra. Siamo una sola. Ora però, Santa Teresa d'Avila ci aiuta a pensare in qualche modo alla nostra persona, che noi possiamo chiamare anche anima, che sarebbe questo elemento spirituale, nostra persona incarnata, siccome noi siamo pensati nella natura, con la natura, siamo anche corpo, ma non ci riduciamo a corpo, perché appunto siamo persone, abbiamo un elemento spirituale che noi chiamiamo anima, e questa è la parte che è aperta sul rapporto con Gesù e quindi con la Santissima Trinità. Teresa d'Avila come l'ha immaginata quest'anima? L'ha immaginata come un solo diamante purissimo, tersissimo, proprio senza macchia, così è l'anima quando esce dal Dio creatore. E rileggiamo come gli è venuta in mente questa idea. Mentre oggi stavo supplicando il Signore, dice Teresa, di parlare in mia voce, perché non riuscivo a dire nulla, né in che modo cominciare a compiere l'obbedienza impostami, quella di scrivere il libro della Spenderò, mi venne in mente ciò che ora dirò per iniziare la trattazione con un certo fondamento, e che cioè possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un solo diamante o di un tersissimo cristallo, dove sono molte mansioni come molte ve ne sono in cielo. Poi dice pure che queste mansioni non le dobbiamo pensare come una stanza una dopo l'altra, ma le dobbiamo pensare in tutte le posizioni, sopra, sotto, a destra, a sinistra, e al centro di questo castello c'è Dio.
Anche qui dobbiamo fare una precisazione. Quando pensiamo alla nostra anima e diciamo che al centro dell'anima ci sta Dio, dobbiamo dire meglio, perché dire così ci porterebbe a pensare che la nostra anima abbia un luogo, cioè come se avesse dei luoghi, delle stanze. E invece no, la nostra anima è semplice, non ha luoghi. Allora dobbiamo dire che Dio è il centro della nostra anima e tutte queste mansioni sono i modi con cui noi cresciamo nell'apportarci con Dio, nell'andare verso Dio che è il centro. Quindi a modo di una fotografia, si scatta la fotografia si deve sviluppare. Quando io posso vedere il mio vero volto, come sono io, quando la mia vita è conformata a quella di Gesù risorto e quando con lui mi trovo dentro il rapporto con il Padre e respiro lo Spirito Santo, allora la fotografia si è sviluppata. Ma per svilupparla dobbiamo percorrere tutto il processo dello sviluppo. Quindi partiamo da noi che siamo un po' sfocati. Addirittura Teresa ci ha detto che fuori dal castello Gesù ci prende, perché lui è la via santa e vivente, nel suo mistero pasquale, ci prende nel peccato con il perdono dove siamo noi, e noi all'inizio siamo fuori dal castello dove il bene e il male si va in Dio, si va alla presenza di Dio, perché in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui esistiamo. L'altra volta vi ho ricordato anche il concetto del peccato mortale, che è come un tappeto nero che si mette sopra questo diamante che è la nostra, questa nostra anima. Dio continua ad amarci, continua a fare dono di sé, non smette di amare, perché lui in se stesso è amore, può fare solo quello, ma noi non lo possiamo accogliere, perdiamo la capacità di accogliere Dio e quindi di raggiungere il centro che è Dio, perché si è frapposto questo panno nero che è il peccato mortale che ci porta fuori dall'amore di Dio. Finché non arriva solo la morte corporale, siamo fuori, ma come separati in casa, tra noi e Dio, siamo separati in casa. Poi quando arriva solo la morte corporale, se ci trovo con il peccato mortale, non siamo separati in casa, perché noi andiamo all'inferno, o chi si trova a trovare il peccato mortale va all'inferno, in un altro e Dio resta in paradiso, perché lui è il paradiso. E allora, poi ci sono i peccati veniali, come lo sporco che si accumula sul vetro. La nostra anima è trasparente, semplice, come un vetro. Quando un vetro viene e non c'è luce, come adesso, tu hai l'impressione che il vetro sia bello pulito. E allora le suore si rallegrano, dicono, meno male, dobbiamo pulire pure i vetri che sono puliti. Poi all'improvviso esce il sole illumina il vetro e le suore si mettono le mani in testa. Non si strappano i capelli perché hanno il vetro, però si mettono perché guardano e vedono che il vetro all'improvviso è tutto sporco di polvere. Quindi quando Dio entra nella nostra vita, quando più noi ci avviciniamo, ci esponiamo al sole, che è l'amore di Dio, questo sole che attraversa la nostra anima come un vetro ci fa vedere i nostri difetti, tutti i nostri vizi capitali all'opera, che sono sette, li conoscete? Sono sette, ce l'abbiamo tutte sette, ce l'abbiamo tutti. Quando agiscono, quando li facciamo agire, questi sporcano il vetro. Voi capite che non ci possiamo mettere a fuoco in questo modo, perché per metterci a fuoco un Dio che è amore persissimo, amore purissimo, neppure un neo può entrare in Dio, neppure un piccolo difetto può entrare in Dio. Dobbiamo avere proprio la vita di Gesù pura. Allora capite quanto cammino dobbiamo fare, no? In questo senso, appunto con un'immagine dello sviluppo fotografico, noi dobbiamo ogni giorno progredire, in modo da essere solo amore, da togliere le scorie, non avere un amore inguinato. Il nostro amore vecchio deve morire completamente, non deve avere più la possibilità di agire senza amore. E questo
questa ascetica, questa parte nostra, consegnare a Gesù Crocifisso il nostro vecchio con tutte le cose che invece a fare con i vestiti di un vecchio, e questa è l'opera della una parte che dobbiamo fare noi, donare a Gesù quello che appartiene solo a noi, il nuovo vecchio. E allora tutta questa storia parte dal di fuori del castello esteriore, come dicevo, perché al di fuori noi siamo già dal grembo della nostra, quando veniamo concepiti nel peccato originale, nasciamo fuori dal castello, cioè nel peccato. Poi ci sono i peccati attuali e fuori dal castello c'è questa filosofia: nulla esiste, nulla si può fare. E si è talmente imbastati con il male che si fa e si diventa come sordi e come muti. Si sa forse che Dio c'è, ma non interessa tanto perché non si stima utile nella pratica della vita. Ma poi, stando soffocati in tutto questo, diciamo così, infanto di sport, eccetera, si è come sordi e non si riesce a capire quello che Dio dice, a cogliere il pensiero di Dio, ma neppure si lo va a cercare. Per cui non è che si va a Messi, ci voglia andare a Messi, sentire che mi dice Gesù a me, ho preso il Vangelo qua. Cioè non si sente, si sente come alla lontana, perché Dio non smette di parlare e lo Spirito Santo non smette di postare a cuore di ognuno di noi, perciò si sente, perché Dio non smette di parlare, vicino all'orecchio della coscienza di ognuno, perciò si sente, però si sente come il fischio di un pastore che sta lontano, che fischia le pecore. Si sente, ma non si coglie perché non interessa, non si stima utile nella pratica dell'autismo, c'è tutta una vita inventata. Però per fortuna Dio non smette di fischiare e quindi a questo punto si comincia ad entrare nel castello. E la porta sarebbe la preghiera. E quindi nel castello si entra nella prima mansione, che è una certa novità del rapporto che noi abbiamo con Gesù e quindi con il Padre e con lo Spirito Santo. Abbiamo detto che mansione è una dimensione della nostra vita che sta a significare il livello di maturità del rapporto. Che senso ha il rapporto che io ce l'ho con Dio? Fuori dal castello il rapporto con Dio è solo da parte di Dio nei nostri confronti che ci tira, ci mette un busto alla porta, ma non da parte nostra. Quindi non c'è rapporto, non c'è preghiera. Una volta scorsa vi ho precisato, no? Che la preghiera è più molto con Dio, il rapporto con Dio. Allora, poi a un certo punto succede qualche cosa, o con l'aiuto di amici, il buon esempio degli altri, soprattutto lo Spirito Santo che continuamente ci dice che quello che stiamo a fare non è il nostro bene, quindi ci crea in noi la inquietudine, non stiamo bene, siamo inquieti, siamo agitati, ecco, non siamo sereni, perché manca qualcosa, manca il senso, e a un certo punto succede che tutto questo ci fa aprire in qualche modo gli occhi e li rivolge verso Dio, però in una maniera molto all'inizio. Il rapporto con Dio, ve lo accennavo la volta scorsa, in questo momento in cui si entra nel castello, la prima mansione, sono quelle preghiere quando ci vengono in testa. No? Non è che ci sta il provoglio di pregare, no. La sera, no, la sera. La sera tu dici, padre, io è vero, non vengo mai a messa, ma però la sera, prima di andare, mi faccio il segno della croce. Sta entrando. Il segno della croce significa che comunque incomincia ad essere orientato verso Dio, incomincia a spuntare un certo rapporto con Dio. È proprio iniziale, è fragile. Però bisogna a questo punto aiutare queste persone, noi ce l'appoggiamo, ma quando vede uno a colloquio parlando così come amici, come nella confessione, ci parla bene, non vengo mai a messa, non faccio questo, non faccio quello, però la sera tre Ave Maria prima di dormire, io le faccio, ma molto subito ti ricordo che quanto è importante che tu le faccia, eh? È importante.
cosa importante. Perché stai cominciando a crescere, sta crescendo il tuo rapporto con Dio. E quindi bisogna assolutamente incoraggiare questo inizio. Quindi anziché far pesare quello che manca, che aveva il peccato grave, non per la messa della domenica, il peccato grave, che poi può diventare peccato mortale, perché se tu l'uomo non ci vieni mai. Quindi il peccato grave perché tu non ti fai trovare lì dove la vita si dona, non ti fai trovare, non ti viene a prendere la vita. Allora a lungo andare comincerai a vivere, a pensare, a comportarti come se Dio non ci fosse. Quando tu senti come un certo rimorso dentro perché non vai a messa la domenica, è peccato grave, ci vuole l'unzione degli infermi. Quando invece tu non vai più a messa, è come se fosse normale e quindi non senti neppure il rimorso, peccato mortale, sei morto, ci vogliono le esequie. Però per far risorgere può darsi che il Signore stia incoraggiando la risurrezione di una persona a partire dalle 3 Ave Maria serali, prima di dormire. Allora prendiamo quello come l'inizio di una risurrezione. Quindi anziché fare la predica e farlo sentire in peccato mortale, ci conviene di più farlo sentire che sta a risorgere con quelle 3 Ave Maria, no? Sta a risorgere. E quindi, se stiamo all'inizio del tempo, quando arriviamo, sto dicendo stiamo entrando nel castello, ci sono 7 mansioni, 7, che riassumono tante di me, però fatemi dire piano piano che noi stiamo facendo un tentativo molto molto arduo, perché dire queste cose in 2 ore è proprio veramente incredibile, però ci stiamo, quindi dobbiamo fare 7 tappe. Noi stiamo nella prima tappa, stiamo passando da fuori dal castello alla prima tappa del castello, cioè quando il rapporto con Dio spunta, incomincia a nascere, con quello o il segno della croce o l'Ave Maria, ma basta pure quello di segno di quanto non mi addormento, pensa alla Madonna e la domenica. Cioè, quello è l'inizio di una risurrezione. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Quando succede questo, che ha un amico, una persona, noi specialmente che siamo pastori di una comunità, siamo molto attenti, e qua non fa prevalere il giudizio di un peccato o del negativo, ma vediamo se sta risorgendo da questo negativo, quindi rafforziamo il negativo. Poi, qual è il peccato prevalente? Quindi, vediamo se voi state solo, no, sto dicendo solo un elemento, non dobbiamo avere vari elementi. Primo elemento, preghiera spontanea, non sistematica, semplice, qualche volta al giorno, normalmente prima di addormentarsi la sera, basta. Sembra già aver fatto tanto, qui sta risorgendo. Questo per quanto riguarda la preghiera. Qual è il peccato prevalente in questa fase? Il peccato prevalente è la mormorazione. Sono persone che continuamente si lamentano. Perché? Perché non hanno ancora il segreto di come risolvere il negativo e il positivo. Cioè non sanno ancora come il male si vince con il bene. Non hanno ancora la chiave per poter risorgere negli affanni della vita di ogni giorno, specialmente quando gli altri non ci sanno voler bene. Allora è un amore ancora condizionato a come si comportano gli altri. Se gli altri si comportano bene con me, io vi voglio bene. Se non si comportano bene con me, io vi devo far vedere chi sono chi e chi si può. Allora, queste persone che non sanno risolvere ancora da cristiani, diciamo, maturità, con l'amore, tutto questo, hanno questa soddisfazione di portare in processione i difetti degli uni e degli altri con il gusto di mettere in cattiva luce le persone che risultano antipatiche o che ancora non sanno voler bene.
le porte di mormorazione, no? E poi, con la soddisfazione di sentirsi dire, hai ragione. Quando c'è Agitto 4, hai ragione. Ma Giovanni ha la soddisfazione, bravo. Ci sentiamo, abbiamo bisogno di sentirci consolati nella nostra vendetta all'offesa, che un altro proprio come noi non sa ancora come pensa, di due, male per male, no? Male per male. È il peccato che prevalente la mormorazione, che per Teresa d'Avila è un peccato grave, perché raffredda la carità e l'amore vicendevole. Questo vedi, quando abbiamo tolto la carità, dobbiamo l'amore vicendevole, cosa abbiamo tolto dalla nostra vita? Gesù. Abbiamo tolto il risorto dentro di noi, non vive dentro di noi. Lo uccidiamo. C'è un po' come Erode che lo ammazza, no? Dobbiamo difenderlo. Quelli più maturi che magari stanno nella seconda mansione cominciano a difendere quel bambino che è dentro di loro, quella vita di Gesù risorto, che sta crescendo in loro, da questi pompieri che hanno acqua in abbondanza, che con la mormorazione spengono l'amore e l'amore reciproco lo spengono. Quindi questo periodo quando dura, allora guardate, queste mansioni sono anche dimensioni di una vita, può durare anche tutta la vita, cioè se non si riesce a passare oltre si può rimanere in questa dimensione tutta la vita, tranquillamente 100 anni, 150 anni, sempre così. Beh, hai fatto le 3 Ave Maria, almeno prima di dormire, però poi il rapporto con gli altri è stato un lamento continuo, dalla mattina alla sera, quelle coalizioni, quei gruppetti che si parlano per stabilire chi ha torto e chi ha ragione, chi ha torto e chi ha offeso deve pagare, e quindi se ne va una vita intera se non si va avanti. Se non si va avanti se ne va una vita intera. Ecco, succede che tu dici a una signora che sta ancora con la prima mansione, sta per entrare, che la messa si confessa, pare che dica pure il rosario quando si trova insieme agli altri, c'è il rosario, e quando ci sta la processione, viene la processione, è devota, devota. Però se a un certo punto dici io con mio fratello non mi parlo da quanto tempo? Sono 20 anni. E perché? Perché quando mia figlia ha partorito, dice portare un zucchero, un caffè, non che ne danno, ne che l'altro non è che può portare solo un zucchero e un caffè. Non ha saputo ricambiare, non ha saputo. Questo è l'amore con la pretesa, però voi sapete che l'amore con la pretesa è caratteristica di questa dimensione. Cioè l'amore con la pretesa è di essere ricambiato. Perché se faccio una cosa che tu me ne fa uno, a me non uguale a quella che ti faccio. Perché se va bene poco più poco e mi ha offeso. E quindi si chiude il rapporto e possono passare anche 10 anni. Però va messa, è devota, però è devota. Facile anche il suo marito che è morta, nonno che è morto, devota. Ma sul piano della carità stiamo ancora pure, quasi da volta al castello. Quindi stiamo ancora lì. Se ne può passare una vita intera così in questo modo. Ora dobbiamo aggiungere alcuni elementi, no? Teresa d'Avila ci ha detto che dobbiamo avere gli occhi fissi su Gesù risorto, che porta stampata nel suo vero corpo la mistero della Pasqua. Dobbiamo entrare in comunione con lui. Però Gesù risorto non è un fungo, è frutto anche di una grande storia, che è la storia della salvezza. Ora, Teresa d'Avila aveva un modo di entrare nella storia della salvezza, che dovrebbe essere uno di ognuno di noi in quanto cristiani. Lei aveva questa convinzione che ognuno di noi
è un originale, anche nel senso che è tutta la storia della salvezza in una persona. Cioè ognuno di noi, nel nostro cammino spirituale, questo progredire verso la santità, nell'essere sempre di più noi stessi, perché conformati al figlio di Dio, e siamo come una storia della salvezza originale, che ripetiamo noi. Allora, tutte le verità dette nella Sacra Scrittura sono verità anche mie, che riguardano me. E tutti i personaggi della Sacra Scrittura sono tappe della vita spirituale che prima o poi devo vivere pure io. Allora, questo si chiama lettura tipologica. Cioè, Teresa poteva dire: adesso mi sento come Abramo, quando stava per alzare la mano e uccidere, oppure adesso mi sento come Mosè, adesso mi sento come un personaggio della... Perché? Perché quel personaggio, io mi riconosco in quel personaggio, perché quello è il mio momento, è il momento della mia storia della salvezza, di quello che sto vivendo io adesso. Allora, anche così, per quanto riguarda le verità scritte nella Bibbia, quando Teresa d'Avila parla della nostra anima come un diamante fatto di un solo, un diamante tutto uno, trasparente, purissimo, a quale verità della Bibbia si rifà? Si rifà, per esempio, quando Gesù, Dio ha detto, la scrittura dice che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1:26-27. Oppure quando Giovanni dice che Dio dimora, noi siamo la dimora di Dio, noi siamo la casa di Dio, il cielo di Dio in terra, cioè il cielo lassù è come lui vive dentro di noi, quindi siamo il cielo di Dio. Questo lo dice Giovanni 14:2. Siamo come il paradiso di Dio qui in terra, e fa riferimento ai Proverbi 8:31. Siamo un castello splendente come cristallo. E dove l'ha preso questa idea? Dall'Apocalisse, un po' dal paese, perché lei è nata in una città castello, non Anna. Però sta pure nella scrittura, Apocalisse 21:21. Poi siamo chiamati alla comunione con Dio, siamo chiamati a partecipare alla natura di Dio, cioè diventeremo Dio per partecipazione. Questo lo dice Pietro, la seconda lettera di Pietro 1:4, viene ribadito dal Magistero, poi in seguito dalla tavola di Metespesse, eccetera, o il catechismo che abbiamo all'inizio accennato, come è capace di diventare Dio per partecipazione, la nostra anima ha questa capacità. Quindi, se quando voi leggete il testo di Teresa, in questa parte dove lei si presenta, che sta nella prima mansione, vedete che cita tutte queste cose. Quando dice una idea, poi la argomenta con i riferimenti biblici, non perché ha studiato esegesi, ma così come gli ha sentito raccontare la storia della salvezza dal per bocca della Chiesa, la messa, le omelie, qualche lettura, cioè quella storia della salvezza che noi studiamo, per come la Chiesa ce la racconta. Oggi possiamo fare qualcosa in più, perché la Bibbia è posta nelle mani di tutti. Una volta si diceva, per Teresa, che si poteva leggere la Bibbia, ma tranne le donne, perché le donne sono troppo pettegole, quindi non possiamo mettere la Bibbia in mano alle donne, perché non capiscono le cose di Dio e poi vanno mormorando. Questo è il nostro pensiero, è il pensiero ai tempi di Teresa. Le donne era meglio non fargli sapere tante cose. Allora, invece, Teresa non aveva questi problemi, era una donna abbastanza, sicuramente matura, quindi aveva invidia agli uomini, era il più vile dei uomini, la Teresa d'Avila. E allora, quindi, questo, ecco, quando si dice facciamo un'affermazione, noi abbiamo sempre come sfondo tutte le verità che Dio ci ha detto, che noi dobbiamo sapere, che diceva conti dati e che stanno scritti in questa storia. Perciò è importante che noi possediamo la storia della storia, perché è il nostro dover essere, la nostra storia, per capire la nostra storia, è il nostro diario di famiglia,
per capire chi siamo noi, per capire chi siamo noi. I nostri giorni, questa storia, non ce l'hanno più. E molte volte neppure noi la possediamo come un diario di famiglia. E ci sentiamo come sradicati. Se voi mamma e genitori non dite ai vostri figli, tu sei figlio a me e al papà, poi c'è stata la nonna che poi stava, sapessi che è capitato, noi veniamo così, è successo questo nella nostra famiglia. Raccontate, no, la storia della vostra famiglia. I vostri figli crescono in libertà perché sanno di essere frutto di una storia. Non è che sono nati in una provetta. Sono figli di una storia. Così dal punto di vista cristiano, noi siamo figli di una storia, dobbiamo possedere come il nostro diario di famiglia, la storia che appartiene a me, appartiene a noi. Oltre che, con questa idea di Teresa, che è il mio dovere essere una storia che io sono chiamato a rivivere in maniera personale. Quindi, le mie idee del mio pensiero hanno la radice nelle idee che Dio mi ha compilato e che stanno scritte in quella storia. Così come l'aspetto tipologico. Per esempio, in questo ingresso nella prima mansione, a quali personaggi Teresa paragona in questo momento? Cioè, il primo paragone è con San Paolo. Cioè bisogna essere in questo primo ingresso nel castello perseveranti, bisogna essere forti, cioè bisogna desiderare una conversione, un cambiamento, proprio come San Paolo. Perché San Paolo si è lasciato prendere da Gesù nel peccato. Lo sappiamo, no? Era persecutore, faceva per i cristiani. Ma non perché era cattivo, perché lui aveva una fede fortissima in Dio e aveva un rispetto, una venerazione enorme per la parola di Dio. Avendo saputo in maniera sbagliata che Gesù aveva detto delle parole, delle cose sbagliate che sporcavano la parola di Dio, lo faceva infuriare. Quindi deve sapere che i cristiani continuavano gli errori detti da Gesù, offendevano la parola di Dio, facevano infuriare di ardore, zelo, era lo zelo per l'amore di Dio, lo zelo per la parola di Dio. Questo era Paolo, non era un violento perché perseguiva la vista. E allora lui voleva estirpare questa mala pianta che era nata. Perciò si presentò ai suoi sacerdoti dicendo: guarda lì, sto a posto di giovane, tutto così infiammato, io sono pronto a portarvi qua tutti i cristiani, dovunque si trovino. E allora se ne erano scappati a Damasco. E i sacerdoti si lasciarono convincere, mica lo giovane, tutto fuoco, cioè questo sicuro che lo fa. E gli mise la distruzione che vale soldati e si avviò verso Damasco. E poi sappiamo il fatto che verso una a un certo punto che sul risorto si fa vedere come un'esplosione di luce, fino al punto che anche gli occhi vengono coperti come da una pagina di una pellicola, e poi sente la voce di Gesù risorto: perché mi perseguiti? Ovviamente non sta perseguitando Gesù, perché per tutto il Paolo Gesù era morto, no? Quindi non lo considerava proprio, stava perseguitando i cristiani. Però Gesù dice: perché mi perseguiti? Perché sappiamo che Gesù risorto vivo vive in voi dal cuore dei suoi discepoli, come adesso qua è vivo e presente in fondo al nostro cuore, perciò lui è presente qua. Siamo noi che siamo accorti nella presenza di Gesù nel suo amore, nel cuore. Così. Allora Paolo quindi Paolo, e poi ci sta la Maddalena. In questi inizi di conversione Teresa pensa a questi due santi, no? Quindi si assomiglia a Paolo e alla Maddalena al momento della loro confessione, che ebbero come il coraggio di lasciarsi perdonare, lasciarsi convertire, si lasciarono amare e perdonare, amare e convertire.
Dice Teresa, cade che non sempre, quando egli il Signore accorda grazie a certe anime, lo fa perché siano più sante di quelle a cui non le concede, ma perché si conosca più chiaramente la sua grandezza, come possiamo vedere in San Paolo e nella Maddalena, e per essere da noi lodato nelle sue creature. Gesù è Dio, Gesù che mette in piedi tutti, no? E tutti vengono raggiunti di dove si trovano. Come sono stati raggiunti Paolo e la Maddalena, lì dove si trovavano. Paolo in questa persona verso Gesù, si può anche giustificare per la mancanza di conoscenza di Gesù. Poi dal momento che l'ha conosciuto, è diventato l'apostolo di Gesù e si è lasciato condannare e anche ha dato la vita, no? E ha tagliato la testa. Così anche la Maddalena era probabilmente una prostituta, si è lasciata prendere in quel peccato, in quella situazione, ma poi ha seguito Gesù e ha avuto il privilegio di essere la prima a vedere Gesù risorto. Allora, quindi noi dobbiamo avere, all'inizio della nostra conversione, possiamo dire io sono come Paolo, quando è stato raggiunto da Gesù risorto, si è sentito illuminato, o sono come la Maddalena in questo momento, perché so che ho fatto delle cose sbagliate, ma il Signore mi sta amando e mi sta perdonando, mi devo lasciare perdonare. Quindi. Poi ci vuole anche coerenza, perseveranza, cioè una volta che si è fatto il passo di una vita nuova, poi bisogna mantenere il passo, per cui dice Teresa, dobbiamo fare come quel paralitico della piscina di Siloe o come il cieconato. Non bisogna, tuttavia, dice Teresa, essere inerti come quel paralitico che da anni stava sul bordo della piscina. Se il Signore non fosse andato a comandargli di andarsi, sarebbe rimasto lì, andando incontro a grandi sventure e a grandi pericoli. Cioè dobbiamo stare attenti a non stabilizzarci nella mediocrità. Ha detto, io sono fatto così, non c'è nessuna niente da fare, proprio come parli di questo là, io sono parlato il cieco, io sono cieco, non c'è niente da fare, ma ti voglio dare, la vita mia così è andata lì, no. Bisogna stabilizzarsi nella mediocrità, cioè fare della mediocrità o la normalità della nostra vita, invece no. Dio può fare noi grandi cose, può trasformare la nostra vita. Non ci dobbiamo contentare della mediocrità, dicendo io sono fatta così. Tu sei fatta immagine di Dio e il tuo dovere essere partecipare alla vita di Gesù risorto. Dal punto di vista di Dio sei fatto così, non come pensi tu dal tuo punto di vista umano, perché magari sei lento nell'affrontare i tuoi difetti, ti piace pigliare le soddisfazioni dell'uomo vecchio, e allora ti vuoi scusare, cioè, non mi piace così, sono fatta così, no? Fatta così. Come quando viene a Serena, come sta? Padre, io bestemmio, quasi lo dice ridendo. Perché lo dice ridendo? Fatta che io bestemmio e continuerò a bestemmiare, perché sono fatta così. No, ma tu non pensi che sei fatta così, tu non sei fatta così, che bestemmi e poi continuare a bestemmiare, perché ormai questo è il tuo destino, non ci puoi fare niente. Se ho bestemmiatore non ci puoi fare niente, sei fatta così. Non è vero che sei fatta così, tu ci credi che puoi cambiare? Ed è semplice cambiare, con le persone che si vogliono bene, ci si dica male parole. No, quando pensi la parola, ma tu pensi che si possa dire male parole perché ti vuole bene? Se tu ci pensi e stai attento, vedrai che un dopo la volta non bestemmierai più. Perché tu sei chiamato a cambiare. Tu avrai tutti gli alunni, lo Spirito Santo ti dirà ad avere una vita trasformata, cambiata.
questo. Poi ancora viene indicato la moglie di Lot, Genesi 19, 26, attenzione, dice Teresa, perché il pericolo di tornare indietro e pietrificarsi in una statua di sale come la moglie di Lot è sempre in agguato. Se queste anime non cercano di comprendere la loro immensa miseria e di porvi rimedio, accadrà che per non volgere lo sguardo a se stesse si tramuteranno in statue di sale, come avvenne alla moglie di Lot, per essersi voltato indietro. Vedete come funziona? Allora, nel momento iniziale che la mia vita sta incominciando a risorgere, anche a piccoli passi, però mi ritrovo ancora con tanti difetti, la mormorazione e altri difetti, allora dice Teresa, dobbiamo essere come Paolo, come Maddalena, dobbiamo sapere che Dio ci avvicina prima di dove veramente siamo, come il perdono se siamo ancora peccatori. Non diciamo, non a me, no. Proprio a te, perché a volte c'è una falsa umiltà, ma il Signore pensa proprio a me, e t'ha fatta. E se t'ha fatta t'ha pensato, no? Non è che t'ha pensato e poi sei dimenticato. Ti devi meravigliare perché il Signore ha fatto grandi cose per te, proprio perché t'ha pensato, ci sei. Se ci sei t'ha pensato. E sappiamo che la tua anima è fatta per il paradiso, t'ha pensato per un grande programma. Come non fino allora è. Può essere una che non perdona proprio me, ha perdonato la Maddalena, ha perdonato a te. Poi, anche quelle che magari fanno fatica a credere, perché c'è la fatica di credere, si fanno quell'idea a modo loro, io, un essere c'è, un Dio ci sta, io sa, un essere c'è, però non si sa perché, quindi non è un essere c'è. Questa fede naturale, non naturale ancora, no? Come se il cristianesimo non fosse mai arrivato, un essere re. Allora, tu pensi quanta luce ha ricevuto San Paolo? Lui è come Paolo, che deve essere aperto alla luce, alla parola di Gesù. Lui ti farà capire tutto quello che tu ancora non hai capito. Tutti noi dobbiamo passare per conoscere attraverso cose che adesso non conosciamo. Quindi bisogna avere questa umiltà di essere aperti alla luce. Dio è la luce. Non siamo un generatore di luce. Quindi essere come Paolo, come la Maddalena. Quindi non stabilizzarsi nella mediocrità come paralitico o cieco nato e avere il coraggio della perseveranza, non tornare indietro. Non tornare indietro. Ora, tutto questo, che fa parte di un carisma, quindi di una spiritualità, voi che siete impegnati parrocchiali, o per quelli che sono impegnati parrocchiali, devono fare un passo. Si deve passare dalla spiritualità alla pastorale della spiritualità. Cioè, come tutto questo serve a noi personalmente, e come può servire quando noi dobbiamo consigliare agli altri? Cosa dobbiamo dire a uno che si trova nelle prime mansioni, che ha appena entrato nel castello, come stiamo dicendo? Dobbiamo dare questi consigli. Quindi questi sono consigli, una sapienza che ci viene data attraverso un carisma, che serve a noi, ma serve pure perché dobbiamo portare pure gli altri a progredire in questa vita. Quando serve a un parroco, per esempio, per non disperarsi subito, lui è una parrocchia che sta magari nel suo insieme, la maggioranza dei casi nel castello interiore, all'inizio del castello, e tu che fai? E questo è un grande aiuto, una sapienza che aiuta a indovinare il rapporto, a consigliare in maniera giusta, per aiutare i fratelli a fare quei passi anche iniziali, per non schiacciarli. E non posso dire a uno, tu non vieni mai a messa, non ti facciamo più né a te né a tuo figlio, tu non venite mai a messa. E mi metto a fare, c'è la gente che non viene a messa,
dei figli, la prima comunione non dai una messa e vado a puntare sul negativo, no? Mentre qui con questa sapienza io so che devo stare attenti ai germi di risurrezione. È vero che sono morti, ma cosa sta risorgendo? È su quello che io devo fare perno, che devo mettere in evidenza. Ci vuole una bella messa e tu li vai a incoraggiare, certo, perché quando penso che non bella messa sono morti, quando penso che fanno un passo stanno risorgendo, e io devo entrare a risorgere prima di morire. E quante secoli mi sta a fare? Ma in mezzo è tutti due. Chiaro. Allora, come pure il fatto che il cammino è personale, no? Ognuno è una storia. Dobbiamo stare attenti a ognuno. È vero che ci sono delle sensibilità che ci accomunano, allora possiamo anche diventare delle religiose, dell'Immacolata, delle suore di Santa Teresa, di Focolarini, il movimento catecumenale, cioè perché noi ci ritroviamo somiglianti di una sensibilità spirituale, vuol dire che lo Spirito Santo a noi ci sta indicando quella strada, no? Per crescere nella santità. Anche se la strada, la via, come abbiamo visto, è Gesù, è quello uguale per tutti, però perché poi ognuno personalmente abbia veramente un cammino concreto, pratico, fatto di volti, di luoghi, di situazioni, lo Spirito Santo ci offre tante strade, non si possono assomigliare perché sono tutte complementari, perché poi alla fine la strada diventa una, che è Gesù, io sono. Però si distinguono, perché ognuno può fare il suo cammino di santità in modo che insieme, in quest'unica via di Gesù, siamo tutti più santi, più cresciuti. Ma comunque dobbiamo prestare attenzione alla persona, perché ci può essere solo una persona che lo Spirito Santo sta portando per una via originale che non ha pur apprezzato tutte le vie, perché un cristiano vorrebbe essere San Francesco, vorrebbe essere San Benedetto, vorrebbe essere Santa Chiara, vorrebbe essere tutto, vorrebbe stare in monastero, vorrebbe sposarsi. Ma questo è vero perché la Chiesa, che Gesù presenta di su agli altri, sono io. Se io sono Gesù risorto, la mia vita è Gesù risorto, tutto quello che è Gesù, la Chiesa è Gesù risorto, vissuto nel suo corpo. Quindi la Chiesa sono io. Perciò quando io vado a Monte Cassino e vedo questi venti, dico, ma io sono come, io sono monaco qua, io sono monaco, perché i monaci sono la Chiesa, sono io. Quando vedo la bella famiglia che va a casa, vedi che ci sta Gesù presente, perché ognuno è voluto bene, sono pronti a darsi la vita l'uno per l'altro. Cioè, questa è la vita che voglio, questa è la mia vita. La Chiesa sono io. La Chiesa sono io. Ecco perché noi, è come un po' Teresa di Lisieux, quando voleva cercare la sua vocazione, no, lo sapete, voleva essere tutte le vocazioni, voleva fare tutte le vocazioni. A un certo punto dice, no, per essere tutte le vocazioni, l'esempio di scoprire la possibilità per essere tutte le vocazioni che era l'amore. Ci ho scoperto, perché se io sono l'amore, sono Gesù e sono per lei sembra una grande scoperta questa. È diventata la santa perché è scienziata nell'amore, esperta nella scienza dell'amore. Sì, la santa delle rose. Poi delle rose, poi Gesù. Poi ci sono tante altre cose che le fanno. Quindi, poi questo non smettere di raccontare la storia. Raccontare ai nostri figli a casa, bisogna raccontare a viva voce, perché i ragazzi devono sentire che appartengono a una storia, la storia della salvezza, il loro piano di famiglia. Non dobbiamo smettere di raccontare, vi rendete conto che abbiamo smesso di raccontare? E poi se noi raccontiamo la storia non capiamo neppure le sue parti. Che era la comunione, la prima comunione, se tu non conosci questa storia, che riceve e che devi continuare.
le cose della Bibbia cristiana non si capiscono se non le sappiamo dentro questa grande storia di Dio, dove sono nate, tutte queste cose sono maturate, ce ne sono nate, che dobbiamo continuare, la storia che riceviamo, che ognuno di noi deve continuare. Quindi vedete, abbiamo questa operazione da fare, questa sapienza che noi riceviamo poi diventa impegno non solo per noi, ma sapienza per come dobbiamo consigliare anche gli altri a fare i passi giusti, puntando sull'essenziale, saper cogliere cosa sta nascendo nella pianicella, cosa sta risorgendo. Tante cose non vanno, ma non stiamo a criticare quello che va. Cerchiamo di consolidare quello che sta nascendo, che deve crescere. Poi se quello cresce si porta appresso tutto un'altra volta. Se dobbiamo fare 7 mansioni, io ho finito la prima, il prossimo anno faremo la seconda, poi leggete il testo. Nella prima mansione ci siete passati tutti, però non bisogna rimanerci nella prima mansione, non bisogna rimanerci. Bisogna andare oltre. La prossima volta siamo più. Tornando deve tornare per. Vi posso dire in breve, velocemente la seconda. Ma più velocemente. Vediamo se stiamo anche nella seconda. Vediamo, fino a compare con me. Allora. La seconda mansione riguarda appunto la perseveranza. La perseveranza. Il primo personaggio che viene in mente a Teresa per dire in questa mansione io sono come il figlio prodigo, no? E dice così, oh Gesù, che baraonda fanno qui i demoni? E quali sono le emozioni della povera anima che non sa se deve andare avanti o tornare alla prima mansione? L'anima deve tralasciare di andare a cercare cuore casa quando la sua trabocca di bene. A meno di voler perdersi a somiglianza del figlio prodigo mangiando cibo di porci. Cioè vogliamo il nostro bene inventandoci una vita, le nostre forze, con le nostre idee, con quello che ci propone il mondo, dove esiste tutto si può fare, attraverso i mass media, o posta sola, di trasmissione che fanno l'unità delle azioni. Voi mangiate e mangiate come il figlio prodigo, in compagnia di tante cose sbagliate, mentre in casa nostra abbiamo il pensiero di Dio. Abbiamo il pensiero di tante idee belle che stanno scritte nel Vangelo, che danno la vita. Ecco, cerchiamo di non stimarle, a volte ci sentiamo di battuti. Questo è il peccato prevalente in questa mansione, è il peccato di incoerenza. Il peccato di incoerenza. Un piede di una scarpa che va verso la verità, verso la carità, e un pensiero che va verso una vita inventata da noi. Dove diamo prima sfogo all'amore, io l'agite senza amore. Come siamo contrastati da fare. Due piedi, due scarpe. Ogni scarpa, siamo come quelle ballerine che quando saltano aprono i piedi, non mi racca un piede di qua, un piede di qua. Così il peccato di incoerenza. E quindi perché? Perché rischiamo di fare come
il figlio prodigo, ci contentiamo di cosa inventato da noi, oppure come i soldati di Gedeone. Bisogna essere, dice sempre Teresa, decisi come i soldati di Gedeone, i quali, non potendo permettersi di perdere tempo, non si accovacciavano al terreno, ma senza fermarsi si portarono l'acqua alla bocca con la mano. Perciò Teresa raccomanda, stia sempre in guardia, non lasciarsi vincere, perché se il demonio la vede con una ferma visione di perdere la vita, il riposo e tutto ciò che le offre, piuttosto che di tornare al primo soggiorno, la lascerà in pace molto presto. Sia maschio, non di quelli che si gettano a piedi a pancia a terra quando andavano in battaglia, non mi ricordo con chi, con i marianiti, ma sia decisa dal momento che va a combattere con i demoni, cioè dobbiamo essere viriti nella conversione, coraggiosi. Quello che Gesù ha detto, no? Chi è che entra nel regno di Dio? Chi si fa violenza a entrare nel Vangelo, a volere una vita come quella del figlio di Dio? Bisogna essere decisi, virili, forti, non mezze misure, no? Però con questo coraggio bisogna conquistare. E il tempo per conquistare è proprio in questa canzone, il tempo dell'incoerenza. Un'esperienza che ha vissuto pure Teresa, perché lei quando era signorina leggeva i romanzi che le propongono lui, vedo posto a posto al sole, poi leggeva i romanzi, quindi l'ideale del cavaliere, il fidanzato era questo cavaliere che vinceva il posto di nobile, questa presa, poi cominciava a curarsi le mani, i vestiti, e non lo poteva pure fare perché veniva da una famiglia benestante. Poi quando la mise in un convento, era un convento di tutte le persone senza vocazione, cioè tutte queste persone figli di famiglie nobili, dove c'era anche la legge del maggiorascato, no? Il primo maschio se doveva fare il soldato e pigliarsi tutti i beni. Un istituto o monaci o suolo, preti. Quindi tu vedevi questi conventi, tutte queste donne che amavano il salotto, i luoghi dove si chiacchierava, si parlava. E le persone da cui venivano continuamente invitate andavano e venivano ed era un parlatorio continuo. E quindi, a un certo punto Teresa, spinta Gesù, dovette cambiare luogo. Perciò andava in monastero, contento del monastero dell'Incarnazione. E Gesù le consigliò di fondare un altro monastero, con proprio suore, ma virili. Virili, pronti a farsi violenza per entrare nel Vangelo soltanto, per avere una vita sana. Ci fu una forma, una riforma del cammino, no? Lei ha vissuto questa. Lei si ricorda che a un certo punto andava anche un giovanotto nel convento, che un giovanotto si era un po' innamorato di lei e andava spesso a chiedere consigli. La Teresa era un po' ingenua, intelligente, però a volte deve essere un po' buona, perché dava a parlare molto a questa persona. A un certo punto Gesù le fece vedere un rospo, una cosa brutta che somigliava a un rospo. Cioè tu stai facendo una cosa brutta, proprio come questa cosa che ti sto facendo vedere. Spaventò. Il Signore ci aiuta ad avere il coraggio di essere coerente, perché ci fa credere, ma che stai aperto? Non stai aperto di tu stai solo a guadagnare, tu perderti, tu guadagni. Noi c'è da tanti segnali, tanti impulsi, tante luci, eccetera, perché tu stai solo a guadagnare, non stai a perdere niente. Però per farci superare queste gambe così, se dovesse venire sopra la morte corporale, sarebbe questo è il tempo del curatore. Poi che altro si può dire? Il tipo di preghiera, ci sono momenti di preghiera, sia pure svogliatamente. Ascoltano le parole di certe buone persone, le prediche, leggono buone letture, però ci sono anche malattie e sofferenze. Quindi vedete il passettino in più rispetto alla prima lezione. Aveva i primi addormenti, qua invece si comincia a fare qualcosa in più, si dà più tempo alla preghiera, non molto,
A volte si prega, si sa che è importante pregare perché ha questo rapporto con Dio, ma ci si stanca presto, non si arriva a dire un rosario, non si arriva a dire troppo. Poi si comincia a dare a messa, si sentono quello dire le prediche, cioè la predica fatta di colpa Sant'Antonio, quindi si resta contenti e leggono, cominciano a leggere qualche cosa. Ora, che cosa ci vuole per andare oltre alla incoerenza? Gli amici di Dio. Dobbiamo avere molti amici di Dio, amici santi. Loro c'erano, pensate, faccio solo questo esempio e chiudo, no? Bartolo Longo era avvocato ed era giovane. A un certo punto entrò in crisi sul piano della fede, mi sembrò di non credere più niente. Insomma, per farla breve, è diventato persino sacerdote di una setta satanica, Bartolo Longo. Vieni. Quindi, chi è che l'ha aiutato? Intanto la Madonna, quando è andata in quel luogo di Dresda, ha detto che se tu preghi il rosario ti salverai. Ma poi ci sono il padre della Tente, ci sono la Santa Volpicelli, poi ci sono, insomma, sono stati tanti amici che lui ha avuto proprio per quel momento, santi, che l'hanno tirato fuori da quella setta satanica e l'hanno portato un'altra volta a casa sua, perché lui cristiano quattro battezzato, e l'hanno aiutato a superare questo brutto momento. Il momento della incoerenza lo passa a te, lo passa a e tu a mezzo. Voi state in questa mansione? Non ci dobbiamo rimanere neppure in questa mansione, poi lo vedremo la terza, la prossima volta. Il nostro discorso un buon docente non ti ricorda mai dove è arrivato, ma dei buoni alunni sì, è vero? Bene, ricordo che i principi ispiratori dell'azione pastorale li abbiamo trattati, sì, e anche completati, sì, vero? Li abbiamo enunciati e anche approfonditi. No. Prego? Avete spiegato l'azione pastorale dei fattori, Dio del cuore? No, io i principi che ricordo di enunciati, sette. Sì, l'avete solamente enunciati, ma non li abbiamo approfonditi. Allora, velocemente, teocentrico, cioè il fondamento, dicevamo, di ogni azione pastorale, che cos'è? È Dio, è la sua grazia, è la sua iniziativa. Dico bene? Però qualcosa l'abbiamo detto. Quindi io stesso cercherò le pecore e ne avrò cura. Il pastore per eccellenza è Dio. Quindi, alla base di ogni azione pastorale, come primo principio, c'è quello teocentrico, c'è Dio. Ricordiamo la storia di Abramo, è Dio che lo chiama, è Dio che libera il popolo prigioniero in Egitto. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire
dalla terra d'Egitto. Se leggete Esodo 22. Ma è il Dio anche del futuro. I profeti, no, profetas, coloro che parlano in nome di Dio e prospettano un futuro diverso, un orizzonte diverso. In questo principio decimico, quindi Dio della speranza, vedi Abramo, Dio che libera, vedi l'Esodo, il Dio prospettico, futuristico se volete, vedete i profeti, ma è anche e soprattutto il Dio di Gesù Cristo. Egli si rivela pienamente nel Figlio suo, Gesù Cristo, se leggete il prologo giovanneo. In principio era il Verbo, o la parola, e la parola era presso di, e la parola si è fatta, da, ci troviamo, ma è anche il Dio Padre, Abba. E sembra che vi dicevo che ad esempio nelle altre religioni, come l'islamismo, ci sono 201 appellativi per Dio. Lo chiamano l'Onnipotente, lo chiamano il Santo, lo chiamano il Creatore, non lo chiamano Padre. Soltanto nella religione cristiana c'è questo appellativo, Abba, che volendo tradurre drammaticamente in italiano, non è neanche padre, ma è un vezzeggiativo aramaico, sarebbe babbo, babbuccio, non so se rendo l'idea, vi trovate? Secondo principio è quello cristologico, il fondamento di ogni azione pastorale siamo noi, che è Gesù Cristo. Leggetevi la prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 3-6. E questo ve lo dicevamo, che c'è una, nell'azione pastorale c'è sempre una dimensione teantrica, cioè divina e umana. Questo vi ricordo che l'abbiamo detto. Giusto? Per parlare all'uomo di Dio e parlare a Dio per l'uomo. Per parlare all'uomo di Dio, ma per parlare a Dio, se vi ricordate quella intercessione di Mosè, con le mani alzate sul monte Sinai, che intercede per il popolo. Quindi vedete questa mediazione, no? L'uomo che parla a Dio, dell'uomo, del popolo, Dio che parla appunto al popolo, no? Quindi parlare all'uomo di Dio e a Dio dell'uomo. Quindi è il principio principio un'azione teantrica, che poi in realtà è la legge dell'incarnazione, questo congiungimento, no? Dio che diventa uomo e l'uomo che diventa Dio in Gesù Cristo. Che diciamo nel Credo? Vero Dio e vero uomo. Terzo, quindi teocentrico, cristologico, paneumatologico, cioè lo Spirito Santo, il protagonista dell'azione pastorale è lui,
noi a volte ci vogliamo sostituire, vogliamo essere noi, i protagonisti. Vi ho citato quello che diceva Atenagora, no, forse l'ho citato, ve lo citerò. Vedete, questo vi invito a segnarlo, a prendere appunti. Atenagora, il riferimento allo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano. Cristo resta soltanto un fatto storico del passato. Il Vangelo senza lo Spirito Santo è una lettera morta. La Chiesa senza lo Spirito Santo è una semplice organizzazione. Senza lo Spirito Santo l'autorità è un potere. Senza lo Spirito Santo la missione non è altro che una propaganda. È lo Spirito Santo che riempie il fossato di Lessing. Mi spiego meglio. Prendiamo ad esempio l'Eucaristia, la Santa Messa. Va bene? Quest'ultima cena c'è stata 2000 anni fa e più. Senza lo Spirito Santo resterebbe ancorata al passato, un fatto storico, se volete, ma non attualizzante, attuale. Che cosa rende invece attualizzante, attuale quella cena? L'epiclisi, quando celebriamo la Santa Messa, le cosiddette preghiere eucaristiche, no? La più comune, che conosciamo tutti, la seconda, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione. Vedete, e l'epiclisi si chiama la discesa, che fa sì che quel pane e quel vino diventino corpo e sangue, affinché rimane pane e vino, cioè comprendete? Allora, ecco perché è importante. Lo Spirito Santo che vivifica la Chiesa, ancora molto attuale, se la trovate tra le mani, è quella l'esortazione di Giovanni Paolo II, Dominum et Vivificantem. L'esortazione del Magistero. Allora, vedete, è fondamentale nell'azione pastorale lo Spirito Santo. E quindi, sempre riferimento alle Eucaristie per intenderci, la memoria eventualmente non è memoria come intendiamo noi in senso occidentale, uno ricorda, no, è lo zikaron, cioè lo zikaron biblico, c'è riferimento al passato, al presente e al futuro. Memoria, compagnia e profezia. È un fatto del passato, se volete anche storico, quell'ultima cena al piano, in una sala al piano superiore a Gerusalemme. Ma è anche un fatto attualizzante per opera dello Spirito Santo, ed è un fatto che ci prospetta, no? Anche ci apre il futuro, zitterò, la memoria, il memoriale.
della mentalità biblica, il memoriale degli ebrei quando celebrano la loro Pasqua ancora oggi, il racconto di quei fatti successi, ma non letti prettamente in senso storico, in modo anacronistico, ma attuali. E allora lo Spirito Santo. E allora comprendete che alla base di un'azione pastorale c'è il principio trinitario. Abbiamo detto, no? Teocentrico, cristologico, pneumatologico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Senza dimenticare il quarto principio alla base dell'azione pastorale, che è cristologico. La Chiesa intesa come popolo di Dio, una Chiesa di battezzati che esplicano il proprio carisma, i propri doni, tutti che hanno ricevuto nel battesimo. Pare che, ma lo ripetiamo perché è importante, che già l'abbia detto, no? La concezione ecclesiologica pre-conciliare in senso di piramide, ve l'ho detto, è vero? In senso prettamente gerarchico, una frattura tra la gerarchia e quindi il Papa, vescovi, suore, religiosi, religiose, diaconi e popolo di Dio. Mentre col Concilio Vaticano II un'ecclesiologia circolare, nel centro ci siamo tutti, anche la Madonna, se vi ricordate, perché è creatura, cioè è stata creata da Dio, seppur entra nella storia della salvezza in un modo del tutto particolare e privilegiato, perché è immacolata, perché è concepita senza peccato, perché è vergine, nonostante abbia partorito, però tengo l'idea che è una creatura. E infatti, sempre che ve lo dicevo, i documenti conciliari non c'è. Io la prossima volta, prima che mi dimentico, possibilmente chi ce l'ha, altrimenti non vi preoccupate, i documenti del concilio, se avete pure in parrocchia sicuramente il parroco dovrebbe rifare prestare un attimo, che li guardiamo un attimo insieme. Perché vi dissi che i documenti conciliari sono 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni. Comunque tutti questi 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni, non c'è nessun documento che parla, cioè che è prettamente dedicato alla Madonna, ma della Madonna si parla in un documento, precisamente il numero 8 della Lumen Gentium, cioè della Costituzione sulla Chiesa. È chiaro? È chiaro questo concetto? Quindi questo principio ecclesiologico alla base di ogni azione pastorale. Ciascuno di noi, nessuno escluso, se battezzato, se credente, appunto il tutto sancito con questo sacramento, è re, è profeta ed è sacerdote. La legalità che si esplica nella diaconia, nel servizio. Profeta perché parlare in nome di Dio, profetas. E sacerdote è il ministero della preghiera, della liturgia. Io dicevo, ciascuno di noi ha un altare portatile,
sacerdozio comune, tutti. Poi è ovvio che c'è il cosiddetto sacerdozio di speciale consacrazione, che è un sacramento, uno dei sette. Mi trovate? Sto dicendo bene? Grazie. Quarto principio. Quinto, la via della Chiesa, chi è? Quindi a Maria, vuol dire che lui approfondisce. Allora va bene. Quindi non dimentichi, c'è cioè un'idea fondamentale, Dio si è fatto uomo, il campo pastorale di Dio, qual è la strada dell'umanità? Papa Francesco, ultimamente sta molto parlando di periferie, no? Quell'uomo, e questo lo ripetiamo, perché ve l'ho detto, ma lo ripeto per me stesso, e poi mi permetto di farlo anche con voi. Quel termine che ho coniato Paolo VI, l'uomo fenomenico, non l'uomo della filosofia, della gnoseologia, dell'ontologia, ma quell'uomo come me e come te, che soffre, che piange, che eventualmente non può arrivare alla fine del mese, che soffre per la malattia propria di un caro, di un figlio, di una figlia. Quell'uomo che ha paura, quell'uomo che angoscia, con la sua anche gioia, certamente, cioè l'uomo fenomenico, l'uomo pratico. Quindi importante, fondamentale, per una lezione pastorale questo aspetto, diciamo, antropologico o antropico, se volete, dell'uomo, l'uomo concreto, l'uomo fenomenico. C'è bisogno dell'evangelizzazione, certamente parliamo di nuova, di vecchia, di metodologia, ma insieme all'evangelizzazione ci vuole la promozione umana e la promozione della dignità dell'uomo. Apriamo una parentesi, scusatemi, ma l'uomo, se noi leggiamo la Sacra Scrittura, la Genesi, è a immagine di Dio, è a somiglianza di Dio. Che intendiamo? Questa immagine e questa somiglianza, certamente non somatica, ma nella libertà, in questo direbbero i filosofi, libero arbitrio, cioè questa capacità di scegliere il bene, scegliere il male, il libero arbitrio. E allora comprendete che quando per essere più uomo, infatti non a caso l'ultimo convegno di Firenze, in Gesù Cristo il nuovo umanesimo, cioè per essere più uomo, quando più ci allontaniamo dall'immagine, dalla somiglianza, più nel nostro essere uomo ci deturpiamo, ci trasfiguriamo. Noi come diciamo, cioè, quando più l'acqua è vicino alla fonte, no? È più bella, fresca. Poi se comincia a camminare per montagne, per, cioè
cioè non sto sentendo l'idea, no? Così no. Noi dobbiamo, cioè siamo immagine di Dio, siamo a somiglianza di Dio, e quanto più ci allontaniamo dall'immagine, dalla somiglianza, più non siamo uomini, più perdiamo la nostra dignità, la nostra figliolanza. E allora comprendete che c'è bisogno di promuovere l'uomo, la promozione umana. Vi citavo con signor Diligenza, no? Ve lo citavo a voi, chi parla propaganda la media di questo mondo, il Vangelo per l'uomo, per ciascun uomo, per tutto l'uomo. Non so se rende, no? C'è bisogno di promuovere, allora sì, l'evangelizzazione certamente, ma che fa pari passo, perché questa è evangelizzazione, la promozione umana, a uno che non tiene posto di fatica. Il lavoro è fondamentale per la stessa dignità dell'uomo. Io dico no, io ho la mia responsabilità proprio di fronte della carità, se no come forse tanti di voi fanno azione pastorale in questo campo. Un problema è la pasta, no? In un parco che può essere importante, attenzione. Poi parlo chiaro, sì, il suo primo compito è di evangelizzare l'uomo nella carità, e nella carità ridare dignità all'uomo nel suo aspetto morale, spirituale, sociale. Rendo l'idea, non possiamo ridurre queste benedette carità parrocchiale, un pacco, però comprendete, no? Il lavorio dei membri del loro all'interno della parrocchia sono quella cellula evangelizzante di uno dei carismi, il servizio, la diaconia, la legalità. Rende l'idea bene. E noi dobbiamo, ecco, tentare di essere portatori di queste idee, ma non perché siamo più bravi o perché ce lo dice il Vangelo. Quindi l'aspetto della antropologia di quell'uomo, dicevamo, fenomenico, certamente, beh, andiamo, però sappiamo queste cose, per l'amor di Dio, non è bene dirle, non è facile, io ve lo assicuro, ve l'ho detto tante volte, no? Stare in una parrocchia non è facile per il parroco, per i collaboratori, per tutto, voglio dire, però sarebbe bello, no? Noi a volte, io mi permetto sempre di parlare, perché almeno ci vengo a pagare, almeno a pagare, no? Io sono parroco, poi non lo chiamo lì, però sono parroco. A volte si tende a fare cose straordinarie. Poi dovremmo più stare attenti a fare straordinariamente bene l'ordinario. Non so se rendo l'idea. Gli eventi di un giorno, di una settimana, di un mese passano. Noi dobbiamo innamorarci di una pastorale
giovedì del prossimo mese settimana. Venerdì, quindi comprendete la pastorale. E poi, vabbè, la differenziata, no? Una pastorale della quotidianità, ma differenziata per i disabili, o meglio, per diciamo quelli abili diversamente o diversamente abili, gli anziani, la famiglia. Sta più in difficoltà, non è facile prendere, questo si intende una pastorale differenziata per gruppo, per fascia, però, ma questo per dire che cosa? Per dire che nell'azione pastorale e nella pastorale in un genere, anche nelle nostre, anche e soprattutto nelle nostre parrocchie, mostrare il volto umano di Dio e il volto divino dell'uomo. Quindi una pastorale che mostri il volto umano di Dio e nello stesso tempo il volto divino dell'uomo. Se non dimentichiamo questo, ve l'ho detto, la storia della salvezza, la storia umana, dicevamo, non è come binari, no? Non sono due storie parallele che non si sfiorano e non si toccano, al contrario. La storia della salvezza si confonde, irrompe nella storia umana, diventa un tutt'uno. Dio si è fatto uomo. Ed è un Dio che talmente è discreto ed educato, se volete, nei confronti della sua creatura che non altera quelli che sono i percorsi naturali, ma si inserisce in essi. Direbbe San Paolo, no? Nelle sue varie lettere è diventato obbediente, e obbediente fino alla morte. Non disdegnò di farsi uomo, assumendo su di sé la natura umana. Allora dicevo, si inserisce questa storia della salvezza, entra nel DNA, nel midollo della storia umana. Si fa uomo. Sì, in modo particolare è vero che Maria concepisce senza conoscere uomo, ed è una relazione straordinaria, però Dio nasce come nascono tutti gli altri bambini. Un concepimento nel seno materno, una gestazione di 9 mesi, il parto. Cioè, comprendete, no? Si è rispettati l'evento, il percorso naturale. Non nasce nei cieli, trainato da cavalli bianchi alati, ma nasce in una grotta, come tutte le famiglie, magari di quell'epoca, in difficoltà, non trovano un albergo, una locanda, che dando l'idea cresce, addirittura, vediamo, c'è questa dimensione di genitori, dimensione di figli, vanno insieme al pellegrinaggio annuale, lì a Gerusalemme. Nel tornare si accorgono che non c'è più nella carovana, dopo 3 giorni di cammino,
come ogni genitore, si cominciano a preoccupare, tornano in via, lo trovano. Tra i dottori, cioè, vedete, la fuga in Egitto, dove il parto, il ritorno, un Dio. Ma ancora prima, attenzione, ancora prima, diciamo, dell'incarnazione, che è la massima manifestazione dell'azione pastorale di Dio, ma non dimentichiamo i patriarchi, la storia, no? Attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, la storia di noi, attraverso i profeti, attraverso Mosè, cioè, come vedete, cioè, scusatemi, a Dio, eventualmente, essendo Dio e che può tutto, potrebbe mancare, voleva liberarli dall'Egitto, voleva liberarli, dite voi, perché... Doveva liberarlo dall'Egitto, essendo Dio, che ci voleva a liberare? Invece no, quindi attraverso uno e così via. L'aspetto ultimo, non dimentichiamo, è scatologico, no? L'escatologico, paradiso, inverno e purgatorio. Ma certamente non è, dobbiamo essere i censori nel dire, no? Cioè, l'inverno, no, noi dobbiamo essere operatori della speranza. Della speranza per le vie sulla terra, ma mendicanti già del cielo. Da questi principi sette, è vero, derivano dei criteri. Io ho tentato di sintetizzarli un po' per capirci, no? Appunto, è più semplice in questo modo, no? No, no. Sì o no? È più. Qui sette principi. Bene o male, a magari quali sono? Come sono spiegato. Quattro criteri. L'azione pastorale, che ha come appoggia questi sette principi, conseguenzialmente porta a dei criteri, innanzitutto dell'universalità. Che cosa intendiamo? L'Epifania, no? Quando si celebra l'Epifania, un senso di questa solennità è quella dell'universalità. Cristo, ieri, oggi, sempre, per tutto il mondo, per i magari, per i gentili, per i parti e per i medi. Qui dobbiamo aprire per forza una piccola parentesi, perché qualcuno di voi, io sono sicuro che già l'ha pensato, dice sì. Quindi l'unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre, è Gesù Cristo. Papa Ratzinger, grande, grandissimo profeta dei nostri tempi, oltre che un bagaglio intellettuale sopra ogni norma, davvero, davvero un dono che gli ha dato il Signore. Lui quindi l'ha fatto già quale prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, l'ha ripetuto anche da Papa, sintetizzando il dialogo con altre religioni. Dialoghiamo, va bene, andiamo. Poi lasciamo stare, ci stanno i seminaverbi, qualcuno, no? Chi il Signore? Misericordioso, poi può salvare, non sto sapendo l'idea, sa lui, quando mi
misericordia di l'usare, cioè non è Cristo è l'unico, l'unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Quindi noi, teoricamente, ma anche praticamente, rispettando certamente quelli che possono essere altre professioni, ma noi dovremmo, comunque siamo chiamati, non è mancanza di rispetto, ma può essere evangelizzare. Se io credo che l'unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre, è Gesù Cristo. Cioè, non so, quindi è un discorso molto profondo, però mi basta questo, no? Quindi, uno dei criteri derivanti è questa cattolicità, intesa in chiave geografica di popoli, ma anche soteriologica, cioè in senso di salvezza. Come pure è importante, per quello che abbiamo detto prima, il fatto dello Spirito Santo, che senza lo Spirito Santo il potere che cosa diventa, cioè scusatemi, l'autorità che cosa diventa, un potere e non un servizio. Cioè l'importanza della istituzione. La Chiesa è voluta da Cristo, il successore di Pietro, l'attuale Santo Padre, è voluto da Cristo. Noi diciamo che il vicario interpreta, o no? Diciamo così. Quindi l'istituzione, intendo proprio gerarchicamente parlare, è ciò che va, e certamente che è casta, cioè è santa, e certamente è meretrix, tradotto prostituta, peccatrice, perché è fatta di uomini, cioè rende un'idea, ma se qualcuno appunto giustamente dice se era soltanto la Chiesa una dimensione umana non sarebbe mai durata, non più 2000 anni più ad oggi, sin dall'inizio, pensate quanti scandali, no? Nel corso della storia ci sono stati nella Chiesa gerarchi, i papi, i cardinali, cioè i preti, ma cioè, come dire, no? Se era soltanto una situazione umana, sarebbe già finito, come tante altre organizzazioni. Dice no, casta e meretrice. Qualche protestante che non è organizzato, no? Sapete, il presidente non è organizzato, un po' in gerarchia come noi, e poi si lamenta della legge di Dio, perché poi c'è Babilonia, cioè se non c'è una direttiva, un'istituzione, ma appunto un'istituzione umana ma divina. Il terzo criterio è quello che comunichiamo, arriviamo a 5, ho capito, facendo capire, io lo so, giustamente stiamo fuori orario, velocemente, allora, criteri derivanti, cattolicità, istituzione, l'unità e l'apostolicità, e aggiungiamo il quinto, il primato della carità. L'unità intesa, poi magari lo riprenderemo, l'unità intesa come pluralismo, ma nello stesso tempo nell'unità, o unità nel pluralismo, la Trinità, lo che diciamo, Padre, Figlio e Spirito Santo, una sola sostanza, però lo vediamo ora, lo vediamo con calma la prossima volta, perché qui dobbiamo andare alla teologia e chiesologia paolina.
il corpo con le varie membra, quarta la apostolicità, anche il credo, lo diciamo, credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, quindi fondata non sugli apostoli, il primato della carità. Diceva Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, è solo l'amore, la carità, che riesce a suscitare domande, che riesce a far intravedere la speranza, che riesce a sostenere la fede in opere. Tutto il resto sono chiacchiere. Ogni resistenza, anche umana, soprattutto umana, si arrende davanti all'amore che diventa santità. È quello che noi dovremmo essere nelle nostre parrocchie come operatore pastorale. Di fronte all'amore